Quindi si gioca perché si sta lavorando e arriva anche dopo le regole di ieri su playoff e playout, soprattutto com'è la situazione squadra e questo Pisa che sappiamo venire con molti tifosi a seguito, ma in una fase di contestazione. Sì, allora noi adesso siamo usciti dalla partita di Coppa Italia e stamattina col mister stiamo valutando quando i giocatori dovrebbero essere quasi tutti a disposizione tranne Santini, Tentoni e Giura. Quindi sugli altri mister sta Anche leggendo. Maltese? Maltese farà un lavoro a parte stamattina, vediamo se sarà il caso di portarlo in panchina già da domani o di rimetterlo col gruppo da martedì. Delvira a posto. Delvino a posto, sì, ieri ha fatto l'allenamento col gruppo e quindi Delvino a posto. A Magari Camadou che è uscito con quel problemino mercoledì. Camadou sembrava più complicato l'infortunio muscolare, invece stamattina stava bene, anche ieri stava bene, adesso decideremo con il medico se magari portarlo in panchina o farlo giocare. Pisa. Pisa viene da un momento, diciamo, magari non di grossi risultati, però io l'ho visto giocare con Siena e in TV e hanno fatto una grande partita entrambe le squadre, una partita di altissima intensità che mi è piaciuta tantissimo. E poi l'ho visto giocare con Piacenza, dove ha fatto un ottimo primo tempo, e poi nel secondo tempo, diciamo, il rigore un po' dubbio ha riaperto la partita, e poi sembrava che il Pisa magari non avesse un po', diciamo, non tanta energia per portare a termine il risultato, e poi è arrivato il 2-2 però su un errore del portiere. Il Pisa secondo me è un'ottima squadra, è uscita dal mercato completata in alcuni reparti, e ha preso giocatori importanti, perché hanno preso Minesso che è un giocatore che in C fa la differenza, hanno preso Berna che era Cosenza, quindi sono giocatori che fanno la differenza. Hanno preso Presenti, che avete visto che è andato subito in doppietta contro la sua ex squadra. Quindi io Poi contro di penso noi è anche abbastanza che, esatto, un contro di brutto noi, cliente. bravissimo, si ripresenta, diciamo, domenica dopo aver fatto gol già col Piacenza. Perciò il Pisa è una squadra di tutto rispetto, però noi l'affronteremo con il piglio giusto, perché qua ci sono tutte le motivazioni per fare una grande gara, specialmente in casa nostra, sia da parte dei nostri giovani che anche da parte dei giocatori più esperti. Quindi non vediamo l'ora di scendere in campo, perché vogliamo fare il risultato a tutti i costi. Domani il risultato ha un'importanza fondamentale rispetto a tutte le altre partite. E tra chi va in panchina, così Ma risolviamo. in panchina Cristian Cassioli sarà l'allenatore che potrà alzarsi E c'è anche un secondo, mi scusi, o no? Non si deve indicare in questi casi. no, in questo caso magari ci sarà anche tutta diciamo, la panchina tecnica in quel momento lì, la parte tecnica c'è Servilli che è in panchina aggiuntiva, io sono in panchina aggiuntiva e Però voi non poi potete alzarvi, giusto? però no, non possiamo alzarci, vero? E invece Mister Prestino e anche D'Angelo, dove si possono sedere? Possono sedersi nel PCU o devono per forza stare in tribuna? C'è una distanza minima? Non credo che possano stare in PCU perché lì poi c'è la Procura Federale, quindi di solito non li fanno neanche entrare negli spogliatoi, Certo, quindi giustamente. non, il regolamento dice che Non possono entrare. non possono passare nei corridoi, nello spogliatoio, quindi non credo che possano stare lì. Infatti abbiamo questa Di doppia collocazione. doppia, esatto, questa coincidenza con i due allenatori squalificati. D'Angelo è un ex, quindi ci terrà a fare Anche bene. Taddei è un ex. Taddei è un ex, quindi gli ex tendono sempre a fare bene. Marconi non c'è perché è infortunato. Loro hanno Liotti e Marconi infortunati. Hanno Booker e Marina squalificati, quindi qualche giocatore importante lo perdono anche loro. Perciò mi auguro che sia una bella partita. Ma ripeto, Marconi è domani. quello che ha fatto più gol da loro, pur essendo l'attaccante che gioca di meno, è quello che ha la Certo, media più alta. infatti, quindi ci aspettiamo una bella partita per domani. Cassioli ha un patentino o una deroga? Non ha il patentino, però ha avuto una deroga perché non essendo il vice allenatore, dobbiamo indicarlo come allenatore attuale, quindi abbiamo chiesto una deroga, ma in regola come norma.
Il Pisa è decimo, quindi rappresenta il limite dei playoff, ha 11 punti in più. Certo. Ci si fa qualche pensierino anche in previsione di cambiamenti a tavolino della classifica? Ma allora, il pensierino è un po' in là nel tempo, nel senso che è giusto dire, cioè il decimo posto è a 10-11 punti circa, però secondo me noi per arrivare a fare quel pensierino dobbiamo porci un obiettivo immediato, che è più raggiungibile, che è i tre punti. Cioè noi dobbiamo cominciare a tre punti, anche fare una buona prestazione, lavorare sulla prestazione e poi sul risultato, e quindi cominciare a crescere, acquistare fiducia nei propri mezzi, allora possiamo pensare a quell'obiettivo che ha detto lei. Allora sì, però se io mi pongo l'obiettivo così in là, probabilmente non mi concentro su quello, sull'immediato. L'immediato è fare il risultato, fare una bella partita domani con il Pisa e poi andare assieme. Direttore, problemi. Ma lei ha un'idea di quando verranno fuori? Perché adesso c'è, a parte, c'è questo mandato a Gravina a sistemare il caso proprio Piacenza e Matera, che è una cosa. E poi c'è anche un limite, cioè qualche organo deve dire quando devono dare questi soldi, queste due società che non hanno mai date. Ci sono i 350.000 euro, se no andiamo a finire di fare una classifica a maggio. Ma allora, guarda, già secondo me già abbiamo raggiunto qualche certezza, ce l'abbiamo. Diciamo, abbiamo detto che intanto hanno deciso qualche regola, che è insomma il fatto che il prossimo anno ci sarà una serie B a 20 squadre, che ci sarà una serie C a 40 squadre, il regolamento play-off, il regolamento play-out, quasi certo appunto dipende dalla contestazione dell'affiliazione fatta adesso a Matera e Piacenza. Verrà fatta, è stato avviato un iter per la contestazione dell'affiliazione, vediamo come andrà avanti. Però, insomma, io penso che da concentrare qualcosa di certo è già uscito. Certo, però non propongiamo, perché siamo dal 28 di settembre che aspettiamo una sentenza in certo senso, nel bene o nel male. Però insomma, adesso penso di aver capito che io non voglio parlare di società che sono in difficoltà, perché non è corretto. E perciò io vedo che ci sono delle persone preposte, che sono il presidente Gravina, il presidente Ghirelli. Stanno cercando di uscire da questo momento, diciamo, di impasse, stanno dettando delle regole e speriamo che queste regole poi vengano rispettate. Insomma, da quello che ho capito, da quello che è uscito dal Consiglio federale, qualche regola ci sarà, insomma.